Buonasera a tutti, aspettiamo un pochino che arrivano le persone, intanto inizio un po' a illustrare, diciamo, l'argomento della serata, diciamo, di questo tardo pomeriggio. È molto tempo che non facciamo una diretta, l'ultima l'avevo fatta, mi sembra, con Claudia Perillo. E per chi non lo sa, ma immagino che più o meno lo sanno tutti, questi giorni cade l'equinozio di primavera, quindi finalmente le giornate si stanno allungando, finalmente iniziamo a vedere i primi fiori sugli alberi e i nuovi fiori che stanno sbocciando anche nei nostri prati, magari se abbiamo la fortuna di avere un giardino. E oggi pomeriggio volevo parlare in particolare di alcune piante che sono legate a questo periodo dell'anno, e queste piante in particolare, la pianta più importante secondo me di cui parlare oggi è la calendula. Adesso andrò a spiegare anche perché ho scelto questo fiore. Naturalmente parlerò anche di altre due piante che conoscerete sicuramente molto bene, una è il tarassaco e una è il carciofo, che naturalmente sono piante ben conosciute. Il tarassaco è il classico dente di leone, lo troviamo nei prati anche all'interno delle città, e il carciofo come alimento, che è un alimento molto consumato, anche molto buono per chi gli piace, ed è molto legato a questo periodo dell'anno. La calendula in particolare si conosce molto bene perché molte pomate sono la calendola, e la pomata alla calendola è ottima per se abbiamo preso una storta, se abbiamo avuto una spettatura, se diciamo abbiamo un ematoma da qualche parte, mettendo la crema di calendola va a lenire un pochino il dolore. È una pianta molto semplice, è un fiore molto semplice, è una pianta anche infestante, quindi è anche una pianta molto facile da coltivare se ci piace, è anche commestibile. Lei ha la capacità di fiorire quando il tempo è mite, quindi solitamente fiorisce o in primavera o in autunno, o se ci troviamo in un inverno particolarmente caldo, fiorisce anche in inverno. È un fiore che ama il tempo mite, quindi non troppo il caldo, né troppo forte né troppo freddo. È una pianta solare, quindi da un punto di vista alchemico è associata all'elemento solare, all'oro, ma a differenza di molte altre piante solari, come può essere l'iperico, come può essere l'alloro, il mirto, eccetera, è una pianta solare che ha delle connotazioni molto femminili, cioè è la pianta che rappresenta la parte femminile dell'energia del sole, quindi rappresenta un'energia calda, ma non un'energia accecante né un'energia che porta troppo calore. Proprio per questa sua qualità di portare l'equilibrio nelle situazioni, viene molto utilizzato per fare dei lavori energetici per portare giustizia. Io qui con me non ho il fiore fresco di calendola, ho dei fiori secchi di calendula che potete trovare facilmente anche in erboristeria, o se avete la fortuna di coltivarla nel vostro giardino di casa, visto che è anche un fiore semplice ma anche molto bello da tenere nel giardino, è ancora meglio. Io vivendo a Milano, sì, ho una piccola parte coltivata da me, ma non è che mi posso permettere di tenere troppe piante. E diciamo che la calendola, come dicevamo prima, proprio per questa sua qualità che ama il clima mite, le mezze stagioni, gli equinozi, perché solitamente fiorisce durante l'equinozio di primavera o durante l'equinozio d'autunno, che sarebbe, ha proprio questa qualità di portare l'equilibrio in tutte le situazioni, quindi può essere utilizzata come
infuso, come metterla dentro un sacchetto, naturalmente un sacchetto che ricordi un po' il colore della calendula. Quindi se io dovessi fare un sacchetto con i fiori di calendula, userei un sacchetto di cotone arancione o giallo chiaro, non proprio un giallo forte, quindi un giallo quasi pastello, perché comunque mi ricorda proprio l'equilibrio che porta il fiore di calendola. Quindi magari se ci troviamo in una situazione particolare della nostra vita dove siamo sempre arrabbiati, ci sentiamo emotivamente squilibrati, ossia che sentiamo che a volte siamo super felici e dopo poco siamo su super tristi, cioè quando ci sentiamo in situazioni di squilibrio energetico, di squilibrio emotivo o anche fisico, che sentiamo che il nostro, magari siamo in un periodo che ci sono momenti che mangiamo tanto e quindi ci gonfiamo molto velocemente, ma allo stesso tempo ci sono periodi dove non abbiamo appetito e quindi dimagriamo molto facilmente. Diciamo che abbiamo degli squilibri energetici, fisici, mentali o emozionali. La calendola è un'ottima pianta da utilizzare per poter portare equilibrio in quel momento della nostra vita. Quindi si può prendere sia come infuso, ma si può prendere anche come sacchetto con il fiore secco, o per chi ha la possibilità anche bruciare i fiori secchi di calendola, aiuta, diciamo, a portare questo equilibrio. È ottima da utilizzare quando ci troviamo in situazioni anche giuridiche, di squilibrio giuridico, quindi che magari abbiamo subito un torto, e fare, diciamo, dei rituali usando il fiore di calendola va a portare equilibrio anche sulle situazioni giuridiche, con una piccola avvertenza, che quando usiamo naturalmente il fiore di calendola per le situazioni giuridiche, dobbiamo essere sicuri al 100% di essere nel giusto. Perché se siamo nel torto, questo lavoro energetico che andremo a fare in realtà sarà controproducente da parte nostra, perché se la calendola porta all'equilibrio e noi siamo nel torto e facciamo in una situazione giuridica un rituale con la calendola per portare giustizia, ma in realtà noi sappiamo di essere nel torto, o anche se non lo sappiamo, siamo nel torto, naturalmente questa cosa è un po' controproducente, quindi è meglio non utilizzarla se siamo sicuri che non siamo in una situazione proprio corretta, diciamo dal punto di vista giuridico. Però se siamo sicuri di essere nel giusto, che siamo nella verità, che che vogliamo portare chiarezza in una situazione giuridica che ci riguarda, fare un sacchetto caricato con questo intento, con il fiore di calendola, o lavorare con questa pianta facendo rituali che magari ispirati in quel momento legato alla giustizia, sicuramente questa pianta è molto utile. Perché diciamo la calendola porta equilibrio e porta giustizia? A parte la prima segnatura che abbiamo visto, che è la connessione con il sole e la connessione con le mezze stagioni, quindi con i climi miti, già ci fa capire che è una pianta che va a portare equilibrio, perché nasce quando, diciamo, la stagione è in perfetto equilibrio. Poi un'altra caratteristica è che ha un'energia femminile però anche solare. Questo cosa significa? Che se abbiamo bisogno, cioè siamo in un periodo di tristezza, che abbiamo bisogno di sentirci un po' coccolati, abbiamo bisogno di sentirci come qualcosa, qualcuno che si prenda cura di noi, la calendola è un'ottima pianta che ci dà questa sensazione di cura nei nostri confronti. Quindi lavorare con la calendola nei momenti in cui ci sentiamo che il mondo c'è un po' contro e vogliamo un po' riequilibrare la situazione, vogliamo sentirci un po' coccolati, diciamo, energeticamente, la calendola è un fiore, una pianta che ha queste qualità, sia da portare come talismano dentro un sacchetto o naturalmente caricato con un intento specifico, o sia utilizzarla come incenso o come bevanda dentro una tisana, ecco.
E questo per quanto riguarda la calendula. Altre piante che portano equilibrio in questo momento, anche se hanno connotazioni un pochettino diverse rispetto alla calendola, è il tarassaco e il carciofo, che sono piante che fiori, il fiore giallo del tarassaco e il fiore del carciofo, sono fiori che crescono e si mangiano in questo periodo dell'anno. Non è un caso che crescano in questo periodo dell'anno. Naturalmente il tarassaco, anche se è un fiore commestibile, è una pianta commestibile, anche se è una pianta che si trova in città facilmente, naturalmente vi sconsiglio di mangiarvi il tarassaco che cresce nel parco dentro Milano. Naturalmente quando raccogliete delle erbe che sono anche commestibili e volete mangiarle, io vi consiglio di andarle a raccoglierle in un bosco, in una zona che non è tanto inquinata, perché comunque sapete che le piante raccolgono un po' le schifezze che sono nell'ambiente dove si trovano, quindi quando utilizzate delle piante per mangiarle, anche se sapete che sono commestibili come il tarassaco, come qualsiasi altra pianta, abbiate almeno l'accortezza di andarle a raccogliere in un luogo pulito, non inquinato. Comunque queste sono piccole cose che solitamente la maggior parte delle persone già sanno, però non preferisco non dare mai le cose troppo per scontate, quindi preferisco dirlo. Quindi il tarassaco e il carciofo sono due piante ottime da mangiare in questo periodo, perché cosa fanno? Da un punto di vista fisiologico sono delle piante che vanno a stimolare il fegato, la depurazione del fegato, vanno a stimolare la capacità naturale che ha il fegato di depurare il nostro sangue, depurare il nostro corpo, e quindi va ad accumulare tutte le tossine che noi abbiamo raccolto durante l'inverno mangiando un po' pesante, e quindi in questo periodo dell'anno mangiando carciofo, usando anche in erboristeria si trovano anche delle tisane al tarassaco, delle tisane che contengono anche qualcosa legato al carciofo, ci sono anche delle pastiglie di depurazione del fegato che contengono solitamente tarassaco, carciofo, cardomariano, curcuma, cioè ci sono una serie, un mix di piante che vanno proprio a depurare, ad aiutare la depurazione del nostro fegato. Questa depurazione del fegato va fatta non sempre, va fatta in determinati periodi dell'anno, e i due periodi dell'anno in cui andrebbe fatta la depurazione del fegato è in primavera e in autunno, quindi a ridosso dell'equinozio di primavera, a ridosso dell'equinozio d'autunno. Questo perché? Perché sono i periodi dell'anno in cui il corpo è meno stressato dal caldo e dal freddo, e quindi non andiamo a sovraccaricare troppo il nostro fegato. Naturalmente, nel momento in cui farai un periodo di disintossicazione del fegato e andrai a utilizzare queste erbe come il tarassaco, come il carciofo, come il cardomariano o la betulla, ci sono vari preparati in erboristeria che sicuramente troverete facilmente, ma alcuni si trovano anche nei supermercati, ormai nei grandi supermercati ce l'hanno sempre, dei preparati al tarassaco e al carciofo. Sarà buon uso utilizzarle in questo periodo dell'anno, e vanno utilizzati per un breve periodo, non è che tutta la primavera usi sempre questi preparati. Perché non va sempre utilizzato? Perché già il fegato fa un ottimo lavoro, un organo molto importante del nostro corpo, e fa un lavoro di depurazione e va a disintossicare tutto il corpo. Forse io lo benedico tutti i giorni perché è un organo importantissimo che va a pulire il nostro corpo da tutte le schifezze che ci mangiamo, dai metalli pesanti, eccetera. E andare ad utilizzare queste piante lo andrà a sovrastimolare nel periodo in cui le utilizziamo, e questo, se usiamo sempre queste piante, non fa sempre bene. Fare sempre cure detox con le classiche tisana disintossicanti o le cure detox va fatte in primavera o in autunno, non va fatte tutto l'anno, perché sennò vai a sovraccaricare il fegato di lavoro, e pure quello è controproducente. Questo naturalmente
purtroppo le persone pensano: ah, questa cosa è disintossicante, quindi la prendo perché mi fa bene e lo prendo sempre. No, questo non va bene. Va preso in determinati periodi dell'anno, soprattutto va preso in brevi periodi, non sempre. Naturalmente, se chiederete a un erborista di fiducia, un bravo erborista, queste cose ve le spiegherà anche in maniera tecnica. Io non sono un medico, non sono un erborista, non sono una persona scientifica, quindi io ve le dico, ma perché le ho studiate per conto mio. Naturalmente non sono uno specialista, poi potete chiedere a persone che ne sanno molto più di me sicuramente, però dovrebbero essere informazioni che dovremmo avere tutti in maniera logica, quindi anche le erbe vanno utilizzate in determinati periodi dell'anno. Perché vi parlo naturalmente anche del tarassaco e del carciofo? Perché naturalmente sono piante di stagione in questo periodo, non a caso la disintossicazione del fegato si fa in primavera, proprio perché due piante che hanno delle sostanze che vanno a disintossicare il fegato nascono in primavera e quindi sarebbe il periodo preferibile per consumare questi alimenti. Da un punto di vista energetico, così facciamo anche un discorso più energetico oltre che fisiologico. Il carciofo è una pianta sacra a Marte, ha delle energie molto legate a Marte, quindi è un'energia molto guerrigliera, maschile, ma anche il fegato è un organo dominato da Marte. Perché? Perché noi quando ci incazziamo, quando ci arrabbiamo, diciamo, ci mangiamo il fegato, ci roviniamo il fegato è un organo molto legato all'emozione della rabbia. E la rabbia, che a volte è la rabbia a volte è sana, a volte no, a volte è tossica, dipende dalle situazioni. Quindi non voglio demonizzare la rabbia perché a volte la rabbia è utile, soprattutto quando dobbiamo difendere il nostro territorio, quando dobbiamo difendere il nostro campo energetico, quando dobbiamo difenderci dalle ingiustizie della vita. Diciamo che energeticamente il carciofo è una pianta legata a Marte che va ad aumentare le nostre capacità di proteggere il nostro territorio. Se guardate da un punto di vista anche di come è fatta la pianta, il fiore del carciofo ha le spine, tutto ciò che ha spine solitamente è connesso all'energia di Marte. E poi ha l'altra connotazione legata all'energia di Marte, che è proprio il lavoro fisiologico che fa a livello di fegato. Invece il tarassaco, come la calendola, ha una connotazione più solare. Pensate al colore del fiore, che è di colore giallo, pensate anche al colore dello sciroppo di tarassaco. Se tu fai uno sciroppo di tarassaco, il tarassaco, un po' come l'iperico, rilascia una sostanza rossiccia, e il colore rosso ricorda l'energia del sole. Poi è anche legato a Mercurio, perché ricordiamoci di come sono fatti i semi del tarassaco, che sono volanti, no? Il classico soffione, cioè tutto ciò che è legato all'aria, al movimento, al muoversi anche a grandi distanze, perché comunque il seme di tarassaco, quando si libera, fa lunghe distanze rispetto ad altri semi. È legato molto all'energia di Mercurio, quindi anche al movimento. Niente, spero di avervi dato informazioni utili legate a queste tre piante, legate a questo periodo di primavera che è legato alla disintossicazione, alla rinascita. È un periodo anche di digiuno, perché comunque in questo periodo c'è la Quaresima, non a caso i cattolici fanno la Quaresima in questo periodo, perché è un periodo di disintossicazione e di pulizia del corpo, quindi un altro metodo di disintossicazione del corpo legato al digiuno, naturalmente fatto con intelligenza, non fatto a cavolo come molti fanno, purtroppo, nel senso che anche nei periodi di digiuno non è che non devi mangiare niente. Devi mangiare magari molto più leggero, mangi su
cibi molto più leggeri, molto più digeribili, però devi mangiare, non è che devi digiunare senza stare completamente senza cibo, non è sano. Bene, spero di avervi detto tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato, ci sentiamo presto, vi mando un abbraccio, ciao!